Benvenuti e buon 2022, siamo nel 2022 a gennaio e start, eccola qua con la prima puntata del nuovo anno. Una bellissima puntata, veramente ricca di spunti e di riflessioni, ma sono con Giusy. Giusy, benvenuta. Buongiorno e buon anno a tutti, buon 2022. Giusy, cosa dici di questo anno che sta arrivando come coeducatore finanziario? Diciamo che come sempre dobbiamo pensare a quelle che sono le nostre decisioni finanziarie, sia che riguardino il risparmio o l'indebitamento a seconda dei nostri progetti, e quindi mi raccomando, attente riflessioni e approfondimenti. Noi siamo qui come educatori finanziari e come consulenti, pertanto mi raccomando, fate le giuste valutazioni. Vi invito a leggere l'articolo di Giusy Biondelli su in edicola e in digitale su Mondo Padano, proprio sulle cosiddette... Ma sì, abbiamo dato qualche regola, un vademecum che non vale solo per il 2022, vale sempre, qualche piccolo spunto di riflessione e di analisi, di autoanalisi anche di qualche comportamento nostro personale, quindi se avete occasione di leggerlo, la volontà è proprio quello di provocare un po' delle autoriflessioni o dare degli spunti per fare meglio e magari per focalizzarsi su cose che non abbiamo mai pensato. Quindi anche su in digitale www.mondopadano.it. Ma per parlare di digitale abbiamo in collegamento adesso l'ospite, eccolo qua. Diamo il benvenuto da remoto, però è qui con noi come un abbraccio caloroso all'imprenditore e CEO di Promotica, giusto? Promotica SPA. Diego Toscani, benvenuto, buongiorno. Buongiorno Maurizio, buongiorno Giusy, buongiorno, buon anno a tutti. Grazie, buon anno e col sorriso come hai sempre tu, nonostante anche tu ti svegli, ci sono dei problemi nelle aziende, sempre ce ne sono dei problemi, però il sorriso quantomeno aiuta ad affrontarli meglio, vero Diego? Il sorriso non va mai lasciato indietro, è fondamentale sempre sorridere e sempre essere ottimisti. Soprattutto negli anni che stiamo... Se uno non ha, come dire, un sano ottimismo di base non può fare l'imprenditore, no? No, è meglio che stia a casa, non può fare niente, credimi, né il consulente finanziario, né l'educatore finanziario, ma neanche il giardiniere, con tutto il rispetto, ma neanche il panettiere, nessun mestiere, nessuna professione, è meglio che non la faccia, perché se non la fai con un po' di spirito è meglio anche di visione. Abbiamo avuto tanti ospiti, tante aziende belle come la tua, ma che hanno sempre questa voglia di progredire, di darsi da fare, di andare avanti, di andare oltre. Restart è anche questo. Ma veniamo a Promotica. Promotica, cosa fa Promotica come core business? Cosa fa esattamente Promotica? Perché ci sta ascoltando. Promotica è un customer engagement. C'è qualche problema con l'audio, ma adesso la regia interviene. Eccoci qua, se adesso l'audio è perfetto. Ci sei, ecco, Diego? Promotica è un customer engagement provider, cioè un fornitore un general contractor di attività di ingaggio del cliente. Si rivolge prevalentemente a realtà del retail, quindi trova nella grande distribuzione il suo principale cliente, e sta dietro tutte quelle attività che ognuno di noi ha sperimentato, le raccolte punti dei supermercati, le carte fedeltà che utilizziamo quotidianamente per raccogliere i punti o per avere gli sconti, le raccolte punti che sono state fatte e si fanno ancora oggi nelle compagnie petrolifere, quindi al distributore di benzina, piuttosto che tutta un'altra serie di attività che vengono svolte anche dal mondo bancario, dalle assicurazioni, per cui i programmi di customer care, quindi di coccole che vengono riservate ai clienti, in particolare ai clienti migliori, con il tentativo di discriminare quindi il cliente più fedele, il cliente che torna più spesso, il cliente che spende maggiormente presso il nostro cliente, appunto, da quello che magari invece approfitta solo delle offerte promozionali. Nel nostro mestiere ci occupiamo di tutto ciò che sta dietro a questa attività, quindi dalla parte legale e fiscale. Il nostro è un settore normato da un DPR che è il 430 del 2001,
fino alla parte di comunicazione di un'attività promozionale, quindi tutta la parte di anche cartellonistica, di pubblicità, above the line, below the line e così via, e poi della execution vera e propria dell'attività. Quindi siamo noi che a un certo punto consegniamo anche i premi nei punti vendita o direttamente a casa del consumatore. Quindi un marketing evoluto, quindi un mix di marketing tradizionale, digitale, ma anche concreto, perché anche io e Giusy abbiamo nel portafoglio le tesserine fedeltà, le abbiamo sul telefonino, siamo tutti un po' affascinati da questo mondo, veniamo coinvolti emotivamente. L'emozione è importante in questo mondo qui, come in finanza, anche qua l'emozione conta molto, vero Diego? L'emozione è fondamentale, il proprio cliente si ingaggia prevalentemente attraverso le emozioni che si riesce a suscitare nei suoi confronti. Poi ogni impresa utilizza le leve che ritiene più idonee, c'è chi punta tutto sulla soddisfazione che suscita per il basso prezzo pagato e quindi punta sul prezzo, c'è chi invece punta sull'emozione del premio, del regalo, anche della scommessa, perché spesso utilizziamo come strumenti di ingaggio i concorsi, che sono, diciamo, quanto più di emozionante ci può essere in una relazione commerciale, dove in realtà lo scambio dovrebbe essere regolato solo da elementi economici, mentre in realtà sono altri fattori che spesso suscitano appunto l'emozione che poi determina la scelta. Ecco, vedi Giusy, mi collego a te. Anche negli investimenti, in finanza, l'emozione è importante? Gioca lo stesso ruolo? Sì, esattamente è l'aspetto comportamentale che viene toccato, no? Chiaramente nell'ambito che ha descritto molto bene Diego Toscani è tutta la parte di emozione che scatena il fatto di avere un regalo, un premio, piuttosto che partecipare a un concorso. Ecco, in finanza molto spesso parliamo anche di emozioni negative, questo ci rischia di danneggiarci nel nostro progetto, nel nostro percorso di pianificazione. L'anno 2020 è stato l'anno per eccellenza in cui abbiamo avuto un'altalena di emozioni molto forte e molto marcata, quindi tutto quello che è successo a marzo che ha rischiato di farci prendere delle decisioni sbagliate, perché il panico, la paura, l'incertezza poteva, diciamo, suggerirci di prendere decisioni di disinvestimento e quindi creare un danno su un progetto di pianificazione laddove non c'era la necessità di disinvestire o di liquidare, poiché comunque si trattava di rimanere in attesa che le acque si calmassero. Ecco, quindi le emozioni, spesso purtroppo in finanza si parla più di emozioni negative, a differenza magari di quello che valuta e studia Promotica nel proprio business, che invece va a toccare tutte quelle che sono le emozioni positive che fidelizzano il cliente, che fidelizzano proprio i clienti finali. Grazie Giusy, mi dicevi però nel backstage che Promotica tra 2 anni compie 20 anni, sì, vero? Sì, tra poco meno di due anni compie 20 anni. 20 anni, complimenti, complimenti Diego. Veramente sì, 20 anni. Siamo nel marzo del 2003. Quindi a Brescia, siete sul territorio? Siamo nati a Desenzano del Garda, eravamo praticamente in due quando siamo partiti. Oggi siamo circa 40 persone solo come Promotica, poi abbiamo fatto alcune acquisizioni, quindi grosso modo oggi siamo in Promotica una 70 di persone, tra casa madre, diciamo, e controllate. È un'azienda che è sempre cresciuta, diciamo, fino al 2019, poi nel 2020 ha fatto un ulteriore grosso salto dimensionale. Ed è stato lì che abbiamo maturato la convinzione che quotarci in borsa poteva essere una buona opportunità. E così, in piena seconda ondata purtroppo di Covid, e quindi senza nemmeno la soddisfazione di suonare la campanella a Palazzo Mezzanotte, nel novembre del 2020 abbiamo debuttato a quello che allora si chiamava AIM e che oggi si chiama Euronext Growth. È una bella iniziativa questa qui della quotazione, anche perché approfittare dell'opportunità, come hai detto tu, in mare in tempesta, acque inesplorate per quanto riguarda la finanza, perché nel 2020 nessuno, ma neanche adesso, sa bene come ne usciremo, eccetera.
avere il coraggio di un capitano coraggioso che si presenta al mercato e dice: io faccio questo, mi dai il tuo denaro, investitore, risparmiatore, e me lo affidi per i miei progetti, è veramente un'impresa, un coraggio da imprenditore. Qui si vede proprio la parola restart oltre alla crisi di Plus Italiano. Secondo me qui c'è tutta la base, vero Giusy? Significa crederci, credere nel proprio progetto, riuscire a presentarlo in un modo con la passione, con entusiasmo e ovviamente anche con valore, perché è chiaro che la passione e l'entusiasmo sono importanti, ma i nostri progetti devono sempre esprimere valore in termini di business, perché altrimenti gli investitori non si avvicinano a questo tipo di operazioni. Ecco, assolutamente complimenti. Mi dispiace solo per Diego, effettivamente. Grazie. Dal punto di vista del marketing, vederlo là con la campanella, abbiamo assistito io e te Giusy a due o tre quotazioni per andare a vedere, ma è bello anche l'emozione, parlavamo di emozioni, anche per essere là come imprenditore, perché la campanella vuol dire anche il sudore dell'imprenditore che ottiene questo traguardo. Questo traguardo è mettersi in vetrina, in un'altra vetrina finanziaria molto importante per fare passi successivi, quindi per dare sviluppo all'azienda e, come diceva Diego, alle acquisizioni, al consolidamento, all'ampliamento del mercato. Sono tutte opportunità che stiamo dando, riferimenti anche a altre aziende che vogliono valutare questa opportunità che viene data. C'è ancora un credito d'imposta, vero Giusy? Per chi, sì, certo. chi si quota, c'è ancora attivo il credito d'imposta per fino al 50% delle spese, quindi l'opportunità di potersi quotare e affidarsi sicuramente a dei professionisti che possono seguire l'azienda in questi passaggi. Torniamo a Promotica, sì. Ma programmi no, per... dicendo che è molto vero quello che avete detto, nel senso che la quotazione non è... è un punto di arrivo, perché ovviamente per quotarsi bisogna avere le carte in regola e bisogna in qualche modo accettare di mostrare al mercato le proprie carte, quindi è anche un po' un mettersi a nudo davanti alla comunità economica, e devo dire che da questo punto di vista soprattutto per gli imprenditori bresciani, mi permetto di dire che tendenzialmente sono abbastanza riservati e schivi, raccontare i fatti propri tutti i giorni, perché poi una volta che si è quotati tutti i giorni bisogna raccontare al mercato che cosa si sta facendo, è un passaggio non semplice. Però la quotazione a noi ha dato due cose molto importanti, il denaro quindi per fare lo sviluppo, ma soprattutto una visibilità e una patente di affidabilità che ci sta aiutando molto, nonostante le difficoltà di questo 2021, che sono state molte da molti punti di vista, a crescere, a fare sviluppo, ad affrontare possibili acquisizioni. E devo dire che delle due cose che ci ha dato, probabilmente il denaro non è la più importante, ma è proprio questa visibilità e questa patente di affidabilità, la dote più significativa che la quotazione ci ha portato. Ha detto una cosa molto importante, Giusy, ha detto il denaro non è la cosa più importante. Beh, molto spesso nei progetti di business il denaro è chiaro che ci vuole, perché è una risorsa che sostiene gli investimenti, quindi è fondamentale, necessaria per lo sviluppo delle aziende. Ma il denaro di solito è ha un'importanza secondaria, cioè quello che è importante è le competenze distintive del progetto di business, quindi il sapersi distinguere, saper rispondere alle esigenze del mercato, quindi avere qualcosa, quindi una strategia di business che risponda a qualcosa che chiede il mercato. Se c'è questo è necessario, quindi si riesce a sviluppare un progetto imprenditoriale e ovviamente trovare anche la sostenibilità dal punto di vista finanziario. Solitamente però il denaro non è la risorsa più importante e il processo di quotazione davvero mi piace che Diego lo abbia espresso in maniera evidente, il fatto di avere una visibilità, perché avere visibilità significa essere conosciuti, significa farsi conoscere per quello che si fa in un periodo così difficile, dove la comunicazione, dove la fidelizzazione è fondamentale per continuare in una situazione ostile, perché la situazione pandemica è stata decisamente una situazione ostile per tutte le aziende e per tutte le imprese. Quindi avere questa visibilità ha dato sicuramente un plus a quello che è il progetto di Promotica. È chiaro che possiamo vedere, Maurizio, che in meno di 20 anni
il ciclo di vita dell'impresa, quindi il ciclo di vita imprenditoriale di Promotica, ha proprio fatto un percorso importante e di crescita, e non è ancora neanche a livello di maturazione, ecco perché spesso si parla di sviluppo, di partenza, di sviluppo, di maturazione e poi dopo di stabilizzazione delle imprese. Ecco, Promotica ha veramente in poco tempo fatto delle evoluzioni importanti, cioè è nata, cresciuta, sviluppata, ha fatto il passo importante della quotazione, quindi di aprirsi agli investitori, di aprirsi al mercato. E giustamente, come ha fatto notare, dal punto di vista della cultura dell'imprenditore è complesso aprirsi, quindi dover quantomeno esprimere e, permettetemi il termine, rendere conto agli investitori, perché in quel momento si parla sì del proprio progetto imprenditoriale, ma si deve anche dire cosa si fa e cosa si raggiunge dal punto di vista del risultato con quel progetto imprenditoriale, e quando si raggiunge, perché come lo si raggiunge, se si raggiunge di più, di meno. Cioè, è davvero una evoluzione che sfida l'imprenditore, questo è importante. Quindi torniamo da Promotica, sicuramente è uno strumento, aperte e chiuse virgolette, utilissimo per gestire la cosa più importante di questo mondo, nel senso che posso inventarmi l'oggetto più bello, ma se non lo vendo e non mi tengo il cliente, non me lo avvicino, non ho un futuro. Quindi il marketing fine a se stesso, no, come diceva Diego Promotica lega il cliente al brand, al marchio, all'aspetto proprio concreto, vero Diego? La cosa più importante è il cliente. Noi se vogliamo metterla sul tecnico, e so con te Maurizio di parlare una lingua comune anche per i tuoi trascorsi professionali e di incarichi, a noi interessa incrementare il lifetime value del cliente, no? Cioè il nostro compito è aiutare il nostro cliente, catena della grande distribuzione piuttosto che la compagnia assicurativa, a incrementare quello che è il valore che il loro cliente esprimerà nel corso della sua vita. E quindi facciamo ragionamenti tendenzialmente di medio lungo termine. È anche vero che fra gli strumenti di cui disponiamo anche di elementi tattici di breve termine che servono invece a fare attività che sono più legate alla cosiddetta lead generation, e quindi al fatto di incrementare il numero dei clienti, o ad attività molto, molto tattiche, per esempio quelle di subscriptions di carte fedeltà o di iscrizione appunto ai club dei clienti che sempre più marchi e brand propongono. Perché questa logica del clubbing e del creare gruppo attraverso i propri clienti non è propria solo dei retailers, ma è ormai diventata patrimonio anche dei grandi brand, per cui se penso, non lo so, ad esempio le case automobilistiche, ci sono quasi tutti i più grandi e blasonati marchi, in particolare ancora una volta quelli, fatemi dire, che suscitano emozioni senza nulla togliere agli altri, però penso a Jaguar, penso a Alfa Romeo, ma anche Volvo, che hanno dei club dedicati ai loro clienti, all'interno dei quali tentiamo noi insieme a loro di riproporre tutti i giorni, non solo quando uno ad esempio guida un'auto, il lifestyle che vuole caratterizzare quello specifico brand. La stessa cosa accade per esempio in molti brand del lusso, dove si creano queste cosiddette community che appunto coinvolgono il cliente, lo riconoscono per quello che è il suo valore presente, ma insomma, se siamo bravi, ancora di più per il suo valore potenziale, lo coccolano e se lo tengono vicino appunto anche nei momenti di difficoltà. Vi aggiungo solo che i programmi fedeltà sono stati uno strumento straordinario durante il Covid, perché molte aziende non avevano altro modo di rimanere collegate con i propri clienti se non attraverso i programmi fedeltà. Pensate ad esempio alle compagnie aeree. Le compagnie aeree non potevano fare nulla per i propri clienti, per molti mesi non hanno potuto fare nulla, ancora oggi possono fare relativamente poco. E allora cosa hanno fatto? Hanno comunicato, hanno tenuto vicini i clienti attraverso il programma fedeltà, hanno riconfermato ai clienti migliori gli status di cliente gold, silver, come se il cliente avesse viaggiato, hanno continuato a mandare offerte per tenere vivo il rapporto e per essere pronti nel momento in cui si sbloccano i voli
a tornare ad essere profittevoli, a rendere profittevole il rapporto. Grazie, grazie Diego, interessantissimo questo aspetto. Ma Giusy, tu come hai tenuto legato ai tuoi clienti nei momenti di difficoltà, quando si parla di denaro, quando si parla di investimenti? Il rapporto, la relazione, ecco, il contatto, come proprio ha spiegato molto bene Diego, è sicuramente tenere il contatto con le persone. In quel momento così drammatico dove non ci si poteva vedere di persona, chiaramente lo strumento era il telefono, le videochiamate, cioè le piattaforme che ormai sono diventate, sono prolificate e si sono moltiplicate, però il contatto, non deve mai mancare il contatto con il cliente, perché a maggior ragione nell'ambito della consulenza finanziaria deve esserci una rassicurazione in un momento critico di incertezza, di paura, è fondamentale dare sostegno a livello emotivo e dare, diciamo, rassicurare le persone su quello che è il momento che stanno vivendo. Chiaro che il contatto appunto fidelizza, mantiene il legame, non parlerei proprio di fidelizzazione quanto di legame, relazione con il cliente finale, che è il patrimonio di ognuno di noi, delle aziende, di un consulente, cioè è il vero valore, ma non solo in termini di conto economico, è il valore anche per formulare quella che è una strategia di business per il futuro, perché chiaramente anche il cliente cambia le richieste, cambia le esigenze, quindi le aziende che vogliono continuare, che si rigenerano nel futuro, devono rimanere a contatto con i propri clienti che esprimono quelle che sono le richieste di mercato. Grazie Giusy, ho una domanda invece per Diego. All'interno tuo, della tua azienda, Diego, non ho appena preparata questa domanda, ma te la voglio fare in maniera positiva e propositiva. Anche il legame con i tuoi collaboratori è importante, quindi qualche piano di welfare, avete ragionato su questo aspetto all'interno del progetto di Promotica per tenere legati, tra virgolette, le migliori risorse? Mi fa molto piacere, Maurizio, che tu mi faccia questa domanda, perché una delle cose di cui io più spesso mi vanto è il tasso di fidelizzazione dei miei collaboratori, che supera il 95%. Pensa che le persone che hanno iniziato con me nel 2003, le prime quattro persone assunte, anzi le prime cinque persone assunte, oggi ricoprono ruoli di vertice in Promotica. Quindi sono una responsabile della business intelligence, una è la responsabile della logistica, una è la responsabile del marketing e uno è il direttore commerciale. Una persona è la mia assistente personale. Quindi più di così sono cinque persone, un manipolo di persone che è con me da quasi 19 anni. Noi abbiamo vari metodi di fidelizzazione, intanto cerchiamo di garantire un ambiente di lavoro sereno, piacevole, di condivisione, facciamo molte riunioni di informazione rivolte ai collaboratori per far sapere dove stiamo andando, cosa stiamo facendo, abbiamo dei sistemi incentivanti, abbiamo il welfare aziendale che quindi riserva ai collaboratori anche dei vantaggi economici, perché poi dire per quanto uno faccia tante cose, alla fine un elemento chiave resta appunto la soddisfazione economica, quindi il riconoscimento del lavoro che viene svolto, anche se non è la più rilevante anche in questo caso. E poi per diciamo figure particolarmente rilevanti abbiamo anche dei sistemi di welfare evoluti legati a sistemi assicurativi e premi legati alla fedeltà, quindi abbiamo anche dei sistemi di accumulo di premi che poi si scatenano allo scadere di determinati periodi. Quindi direi un programma molto completo di gestione della relazione con i collaboratori. Caspita, questo 95%, Giusy, è elevatissimo. È una percentuale molto importante. Congratulazioni. Deve essere un orgoglio. Complimenti, un orgoglio di avere i propri collaboratori. È un orgoglio reciproco, credo, in questo caso. Ecco, un orgoglio per l'imprenditore, ma anche esprime l'orgoglio dei dipendenti di appartenere, proprio di identificarsi con Promotica, sicuramente. Una bellissima azienda, sì. Ma nel backstage la Giusy mi ha fatto una domanda, così dice, ma che sarà la campagna più stravagante, più strana che ha seguito Promotica, così per fare un piccolo gossip dal punto di vista finanziario e marketing. Ovviamente mantenendo il segreto. Il segreto, nel senso no, se no, ci no può. Di campagne ne abbiamo fatte tante, considerate che nella nostra storia abbiamo gestito, credo, più di 3.000 programmi fedeltà di vario genere. Forse la più strana è di un po' di anni fa e
come dire, toccate ferro mentre ve lo dico, riguardava un'azienda che distribuiva materiale alle pompe funebri e quindi tendeva a cercare di fidelizzare, diciamo, le pompe funebri all'acquisto delle proprie casse da morto e accessori vari. Beh, coraggioso anche l'imprenditore coraggioso. Che ha voluto intraprendere però, una campagna ecco, così. Estravagante, sì, 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 però nel sorriso ci sta business anche qua, ci sta opportunità di lavoro, ci sta opportunità di sviluppo, perché mi diceva 40 dipendenti qui, 15 là, 7 là, sono tutte le famiglie poi collegate a questo, come diciamo spesso. Cosa stai cercando come figure? Stai cercando qualche figura professionale particolare? Siete alla ricerca di qualche invio di curriculum, Diego? Siamo sempre alla ricerca di figure professionali perché, come dicevamo nel backstage, Maurizio, l'imprenditore ogni mattina si alza e può scegliere fra due possibilità, crescere o morire, no? Quindi la sua azienda la può far crescere o altrimenti può accettare che serenamente si avvia alla fine del suo ciclo, perché non, tertium non datur, non c'è la possibilità di stare, la stasi non esiste in natura e tantomeno esiste nell'ecosistema economico in cui noi ci muoviamo. Quindi cerchiamo sempre nuove figure. Negli ultimi mesi, negli ultimi recentissimi anni, le figure più cercate sono i cosiddetti data scientist, quindi coloro che sono in grado di manipolare le grandi moli di dati e di guardarle anche con un occhio di marketing, quindi che combinano competenze informatiche a competenze di mercato. E quindi diciamo tutto il mondo della sfera digitale, ma in particolare i data scientist, sono le figure più ricercate. E poi noi in questo momento stiamo crescendo anche in alcuni mercati esteri, quindi stiamo valutando anche la possibilità di assumere account che siano in grado di seguire alcuni mercati esteri. Abbiamo fatto attraverso Kikilab, che tu sai essere una nostra partecipata, una ricerca sui paesi potenzialmente più profittevoli per il nostro business e li stiamo affrontando ad uno perché la nostra prossima sfida è l'internazionalizzazione. Quindi la puntata è volata, Diego, perché è volata. Abbiamo dato dei piccoli flash positivi di un'azienda dinamica, di un'azienda viva, nonostante il mare in tempesta che stiamo navigando. Un complimentone per quanto riguarda la capacità imprenditoriale e un augurio di un buon 2022 a Promotica e a tutte le imprese che sono state ospiti di Restart. Giusy, vuoi dire un augurio per il 2022 e salutare Diego? Grazie Diego di aver partecipato alla nostra puntata e un buon 2022 a tutti gli imprenditori che vogliono crescere e che vogliono sviluppare il proprio progetto di business. A presto su Restart, canale 810. Grazie. Di Sky e streaming www.ltv.eu. Grazie Diego, un abbraccio. Ciao Maurizio, ciao Giusy, grazie a tutti. Buona giornata. We'll be right back.